È un momento particolare, anche perché è normale, abbiamo fatto una sconfitta che poteva avvicinarci ulteriormente magari al quarto ultimo posto, però penso che bisogna ormai dimenticare questa partita e pensare solo alla partita con il Bari. Sicuramente le percentuali sono diminuite molto. La maggior parte della gente ci dà già per spacciati in Serie B, magari guardando anche i punti che ci distanziano e le partite che abbiamo, magari chiunque lo può dire. Però c'è sempre quella percentuale in cui bisogna crederci, perché comunque il calcio tante volte ha fatto delle sorprese inaspettate. L'importante è che noi ora, in un modo o nell'altro, comunque ci proviamo, primo per comunque onorare la maglia che indossiamo e concludere al meglio il campionato. No, vabbè, è normale, i tifosi sono. È anche giusto che siano incazzati, anzi, siamo penultimi, è da inizio anno che siamo ultimi. Abbiamo fatto una serie. Avevamo fatto una serie molto positiva. Io penso che prima della Lazio avevamo delle buone prospettive per salvarci. E poi sono venute queste tre partite che potevano essere fondamentali, che erano fondamentali, magari fare sicuramente il risultato e in un modo o nell'altro non so cosa può essere mancato, perché la squadra era carica, gli allenamenti sono sempre stati intensi al 100%, quindi non penso che sia mancata la rabbia, anche se al di fuori magari si è visto questo. Sono cose che possono dispiacere, ma in primis anche noi, perché ci tenevamo tanto, visto i 6 risultati utili consecutivi che avevamo fatto. E domenica anche con l'Atalanta abbiamo fatto male. Mi ha fatto male perché non so se è questione di rabbia o meno, perché comunque o di tensione o. Perché ci tenevamo tutti a fare il risultato. Però purtroppo non tutte le partite sono uguali e c'è molto rammarico. Io personalmente sono molto dispiaciuto perché nelle ultime partite soprattutto non sono stato al 100% come magari lo sono stato per tutto l'arco del campionato. È una cosa che ho un grande rammarico su questo, però mi dispiace essere calato un po' fisicamente, anche per problemi fisici, perché magari potevano essere delle partite diverse. Le motivazioni, secondo me, bisogna trovarle ognuno di noi dentro di sé, prima di tutto. E poi nel collettivo, perché sappiamo per il campionato che abbiamo fatto, è anche giusto concludere al meglio, cercare comunque di retrocedere con onore se dovesse succedere. E quindi dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo e trovare lo stimolo di fare bene, di fare bene, dare tutto perché comunque ognuno di sé deve dimostrare che è importante concludere bene. Cioè, perché se ora magari pensiamo già che siamo spacciati, potremmo fare solo delle brutte figure in giro. E questo, come non lo voglio io,
non lo vorrà nessuno. No, beh, ma questo lo so già, visto che, come ho detto, abbiamo un buonissimo rapporto, è lui che mi ha portato qui a Siena, quindi sono cose sempre che fanno piacere. Però a Bari non ci vado. Bari non ci vai perché resti a Siena? No, a Bari non ci vai perché resti a Siena? Perché resto a Siena. Poi le partite, cioè le bisogna... Io credo che ora parlare di quello che farò a fine campionato è un po' da dare solo a Alebi la gente di parlare, come magari succede spesso tra la gente. Quindi io quello che dirò e che penserò e quello che farò anche è pensare solo a concludere questo campionato col Siena in Serie A e poi per il futuro ci sarà tempo.